tutti, mi chiamo Viviana Riggio e sono un'operatrice volontaria del servizio civile. Il mio hobby è la cucina e in questo video appunto vi mostrerò come realizzare una rosa in pasta da zucchero. Dopo aver steso la pasta da zucchero, creiamo delle forme a cerchio con l'apposita formina. Se non abbiamo la formina, possiamo usare il coltellino e farle a mano libera. Successivamente, nella parte iniziale del petalo, pressiamo col dito in modo da creare un effetto più naturale. Poi facciamo il pistillo, ovvero la parte centrale della rosa, e poi iniziamo a comporla.